8.000 mi piace e rifaccio questo video magari anche con un'altra città. Ma chi me lo fa fare alle 4 e 52? Oh ragazzi, sono Henry Lads, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo vlog. 24 ore, comanderete la mia vita su Instagram, quindi direi di partire. Ragazzi, come avete visto dall'intro, sono le 4.53 in questo momento, di mattina chiaramente. E ora andiamo a svegliare gli altri, comunque a vedere cosa ci dicono. Fatto nel tubo. Cosa ci facciamo in piedi a quest'ora? No, io sto svegliando con l'acqua in faccia, sta il telefono suonando da 20 minuti. Beh, lo andiamo a svegliare. 20! Lo andiamo a svegliare subito, Fuse Gamer, qual è il problema? Fighissime, più l'acqua in faccia, la rovescia. La rovescia, che giorno sta lì? No, tirati su. Tra un quarto d'ora dobbiamo essere giù, Sì. Ciao Omar, sei pronto per partire per questa nuova esperienza? Sì, è pronto per... Cosa, Om? Finché non mi vesto direi di no. Beh, allora ha dato una mossa perché tra un quarto d'ora dobbiamo essere giù. Quindi ragazzi, voglio come minimo 8.000 mi piace e rifaccio questo video magari anche con un'altra città. E ovviamente ragazzi, nei commenti spammate l'emoticon della bandiera della Spagna, mi raccomando. Questo qui ragazzi sarà l'outfit di giornata, maglietta, pantaloni senza la cintura perché altrimenti in aeroporto mi fanno togliere la cintura e non c'ho voglia, il controllo. E poi lo zaino e le scarpe. Buongiorno ragazzi, guardate l'ora qui. Da qui inizieranno le 24 ore dove voi comanderete la mia vita. Io sono pronte a partire. Sono prontissimo. Dai ragazzi, siamo in ritardo, dobbiamo uscire. Sta cagando, qua siamo in ritardo. Cosa? Andiamo. Dai Tony, andiamo. Posso farti la domanda scomoda, fatti i pezzettini grandi o urlare piccoli? Andrea, nessuno dei due perché... Muoviti Tony, muoviti Tony. Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo a prendere il taxi. No, sono già lì, cazzo. Meglio muoversi, Fuse Gamer, altrimenti questi. Questo vlog quando lo fai uscire? Beh, lo faremo uscire più avanti, non lo so adesso. Altrimenti questi ci lasciano qua. Ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto di Napoli. Potete dirmi se andare a Barcellona oppure Tolosa? Votate nel sondaggio. A few moments later. Ok ragazzi, 89% dei voti Barcellona, quindi direi di andare a Barcellona. Sì, grazie. Meno Tolosa, male. dai, Tolosa. Grazie ragazzi. Grazie. Cos'è Tolosa? Io avevo Tolosa, lontano. Ragazzi, chiaramente sono venuto prima in aeroporto per fare il biglietto per Barcellona e ovviamente ho pagato una cifra troppo alta, veramente. Sì ragazzi, avete deciso di venire, che anziché io vado a Barcellona e quindi siamo a Barcellona. Ragazzi, facciamo fermare anche gli autobus in Spagna. Saluto. Comunque siamo appena usciti dall'aeroporto. Come si... El Prat de Barcelona? Non è di Tolosa? Ah no, è di No, Barcellona. questa è Barcellona. E quindi niente raga, ora farò un piccolo sondaggio su Instagram e vedremo cosa voterete. Votate bene. Ragazzi, allora siamo in un supermercato, fa caldo ed ho sete. Devo prendermi la Powerade o la Gatorade? Votate nei sondaggi. Avete votato, sono passati un po' di minuti, chiaramente non potevo aspettare troppo. Sta vincendo Powerade, ragazzi. Quindi, ragazzi, come da sondaggio, ho preso la Powerade. Andrea, mi puoi aprire un attimo la Powerade perché sto usando la videocamera, per favore, grazie. Grazie, Fuse Gamer. Ovviamente si apre con i denti. La gente mi guarda male, tanto non capisce niente quello che dico. È calda. È calda. Ti piace? Quella è buona sempre, raga. Ok, ragazzi, nuovo sondaggio. Allora, quello che vedete lì è il Camp Nou. Perciò, ragazzi, volete sì o no che entri? Vi prego, ragazzi, fatelo per me. Ok, raga, siamo qui, Barcellona. Stiamo per entrare al Camp Nou. Il sondaggio, sto controllando adesso, sta dicendo che devo entrare, quindi grazie a tutti voi. Però prima, Barcellona Store. Avete votato il sondaggio? Allora, l'87% ha votato entra, mentre il 13% ha votato non entra. Quindi, ragazzi, venite con me al Camp Nou. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here. Finalmente siamo entrati. Gazing.
cosa mister? Eccolo qui ragazzi. Spettacolo vero. Ma cosa ne penso della partita? Penso che comunque sì, abbiamo giocato bene, la squadra ha meritato di più, ma purtroppo le occasioni non si sono concretizzate. Un'indipendenza anche. Quindi ragazzi, anche al Camp Nou siamo arrivati. Eh sì. Fortuna non hanno votato Entra, altrimenti erano cazzi per tutti. Perché avevi messo Inter o non Inter? Eh sì. Bello Enrico, meno male, dai. Ti vogliono bene, ci tengono a te la tua sala. Ti vogliamo bene. Hai visto Fuse Gamer? Io ho votato però che non entravi. Allora sei un grandissimo amico. Esatto. Quindi ragazzi, andiamo dentro con il prossimo sondaggio. Sì. Ok ragazzi, allora, ora di mangiare anche se è tardi. Comunque, mangio le impanate al pollo oppure le croquette al pollo? Voglio. Come? In spagnolo è foglio. Votate nel sondaggio. Nel sondaggio che vedete qui ha vinto l'empanada del pollo, quindi andiamo a assaggiare questa prelibatezza del posto spagnolo. Sì. Proviamo. Questa è quella con la carne. Così sto mangiando io. Va. L'empanada del pollo. Questo è qui a piselli, a carne di... Carne macinata. Però ci sta come prodotto, ecco. Vabbè. Quello come problema. Cioè, visto che abbiamo tanta fame che stamattina io non mangio. E sono le 5 del pomeriggio. Quindi qualsiasi cosa diciamo che va bene. Buon appetito. Questo qui era il mercato di Barcellona. Ora andremo sulla Ramblas, si dice. O sì. le Ramblas. Vabbè. Le Ramblas. Sulla Ramblas, la via principale. Come promesso, siamo su la Rambla con la bottiglia d'acqua in mano. Ora vedremo il prossimo sondaggio, se farlo appunto stasera quando andremo a mangiare. Ovviamente noi abbiamo mangiato tardissimo oggi, come avete sentito, verso le 5. Quindi ragazzi, stiamo tornando a casa a farci una bella doccia, a riprenderci un attimo, poi uscire. Fai il sondaggio, faccio la doccia, sì. No, che schifo Andrea. Fai il sondaggio, dovevi andare a dormire stanotte. Abbiamo affittato una bella macchina. Sì, da 4.000 euro. Esattamente. Ed eccoci qui tornati ragazzi a casa, finalmente a vedere la partita Croazia-Inghilterra, che voi sicuramente sapete già chi ha vinto, perché questo video sarà pubblicato dopo la partita. Un pronostico ragazzi, anche se esce dopo questo video. C'è la Croazia. Anche secondo me la Croazia. Inghilterra. Tony, tu vuoi dire Inghilterra, perché Inghilterra? Perché dice tutti Croazia, lui per essere un'Inghilterra. E Mirko? Forza Inghilterra! Forza Inghilterra! Morta dice forza Inghilterra. Vedremo chi era la meglio. 2 hours later. Ragazzi, ora sono fuori a cena e dovete dirmi se mangiare la paella di carne oppure di pesce. Votate nel sondaggio. Avete votato il sondaggio e ha vinto la paella di carne. 61-39. Godo! No, quella... Goso. Come si dice? Goso. Portiere, schiella che lui chieria. Ragazzi, è arrivata la paella. Eccola qui. Facciamo un primo assaggio, ragazzi. Guardami. Buona, raga. Ci sta. Come Enrico? Fuse Gamer è buonissima. Anche la paella. Finita quasi, dai. Fuse Gamer, com'era il tuo cibo? Molto buono. Cosa hai preso? La carne. Del posto. Fai il tubo? La paella serie A. Di pesce o di carne? In realtà è stata fatta mica. Sulla prima solo di pesce, però è stata fatta mica. Vabbè. Mirko? Buono. Omar Amu, voto? Mister? Antonella? Io invece di pesce. Quindi diremo voto 10. Allora ragazzi, data la crema catalana. Ok, ho un'idea, visto che la dobbiamo mangiare insieme. Allora, prendi un bel cucchiaio, non un bel cucchiaio però. Un pezzo. 1, 2, 3. Bravo, viandi, sì. Prima il sciroppo. È buono. Tutti piace. Buono. Allora dove è il sciroppo? Tomorrow. Buongiorno, sono le 7:18. La 24 ore challenge è finita. Mi ricordo di passare da Instagram in descrizione. Attivate la campanellina. Iscrivetevi al canale se non l'ha fatto. Chiedere ragazzi. Qui, dai, realizza tutto. Beh.